Appena uscito è già nelle classifiche dei libri più venduti. Sto parlando di Alessia Gazzola con uno dei suoi nuovi ed avvincenti romanzi dal titolo Una piccola formalità, edito Longanesi. E io ve ne parlo. Grazie Alessandro per la linea e benvenuti a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici nella rubrica Quarta di copertina con Miki. Alessia Gazzola ci conduce in un nuovo libro che è destinato a rimanere nel cuore dei suoi appassionati lettori. Tutti noi conosciamo la storia dello zio ricco d'America che dall'altra parte del mondo fa sapere ai nipoti di essere diventato milionario. E sappiamo bene che questo genere di situazioni scatena una serie di dinamiche come avere a che fare con un notaio, un'eredità da accettare o rifiutare e le lotte intestine tra i parenti serpenti. Il romanzo della Gazzola sfiora alcuni di questi cliché. La realtà appare meno florida e più incerta per la sua protagonista Rachele, anche se un po' di dramma familiare e la scoperta improvvisa di una nuova cugina arricchiscono al punto giusto il romanzo. Rachele Braganza è una giovane ragazza e fa la giornalista. Vive a Milano dove lavora per una rivista che si occupa di lifestyle, moda, gossip e ogni altro tipo di curiosità. Ha un fidanzato, Alessio, lo stesso del liceo, con cui convive da anni e due amorevoli genitori a distanza, dislocati nell'est veronese. A malapena conosce lo zio Massimo, il fratello di suo padre, che le sconvolgerà la vita, con un'assurda richiesta e la possibilità di dire sì a un'eredità segreta. La piccola formalità si trasforma, complice l'istinto investigativo della giornalista, in un'inaspettata storia che intreccia l'adolescenza dei suoi genitori e di suo zio, con il presente di Rachele, il suo lavoro e la sua vita amorosa. La scrittura della Gazzola è leggera, ironica e non si lascia mancare qualche colpo di scena. L'alternanza di piani temporali del passato con il presente, poi movimenta la narrazione. Dopo Alice Allevi e Costanza Macallè, la scrittrice ci consegna una nuova protagonista. Questo romanzo è consigliato a chi ha nostalgia degli anni delle scuole superiori, a chi ha voglia di addentrarsi negli scheletri dell'armadio che ogni storia familiare porta con sé, a chi ha scoperto di essere ereditiere di un lontano zio e non sa da che parte cominciare con le pratiche notarili. Quindi a questo punto, come solito, vi propongo un estratto dal romanzo. Non tutte le eredità sono come quella che aspettava Matthew Cromley, il lontano cugino del conte di Grantham, che solo in virtù dell'essere maschio diventò proprietario designato di Downton Abbey. Esiste chi un bel giorno eredita meraviglie grazie alle quali imprime una svolta alla propria vita, ed esiste chi, a un certo punto, senza nessuna colpa, se non quella di rientrare suo malgrado in un malcapitato asse ereditario, si ritrova a dover sbrogliare una valanga di guai. O forse la svolta non è che un'illusione, perché niente, mai niente cade dal cielo. A te, Alessandro.